In un girone dominato dall'Albenga che non accenna a fermarsi, quest'oggi si affrontano la Sestese in maglia nero-verde e bianco-blu del Campomorone. Da notare come i verdi stellati si trovino in nona posizione, ma sono solamente a un punto dalla formazione ospite, classificata quinta, 13 punti. Dirige l'incontro il signor Galletti della sezione di Genova, il quale sigla l'inizio della partita alle 15:15, dove il primo pericolo viene creato verso la porta di Buongiorni, che compie un intervento provvidenziale sul tiro di Fassone diretto verso l'incrocio dei pali. Buono lo schema da calcio di punizione della Sestese, che riesce poi a finalizzare, ma l'assistente segnala posizione di offside. Sul capovolgimento di fronte vediamo il piazzato al volo di Carabini, bloccato facilmente dall'estremo difensore. Al minuto 18 gli ospiti reclamano la massima punizione per un tocco di braccio, ma Galletti di Genova lascia proseguire. Troppo poche chiare le immagini per poter dare un giudizio. Insistono i bianco-blu e da un calcio d'angolo classe di Milatè Salvini in corna di testa, facendo tremare la traversa e anche i padroni di casa, che ripartono nell'azione seguente in contropiede. La palla è nei piedi di Tecchiati, che decide di incrociare facendo terminare la palla a lato. Alta buona azione del Campomorone, che va al tiro con Carabini. Impatta di prima intenzione, ma il difensore si oppone e la manda in angolo, dove svetta di testa Zanoli, senza trovare però lo specchio della porta. Al 39esimo si prende la scena il numero 10 Fassone, dall'auto di destra si accentra, facendosi beffe degli avversari, e poi col sinistro deposita la sfera nell'angolino, siglando così il gol del vantaggio. E rivediamo il super gol del Bobber bianco-blu. Alta grande chance per i locali, Tecchiati sul fondo, la mette al centro, dove Prisco sporca un pallone che poteva essere pericoloso. Nel secondo tempo vedremo poche azioni salienti, a pochi passi dalla porta Maggiari colpisce male e spreca l'occasione più ghiotta. Tentare a doppio il Campomorone su punizione di Chiarabini, ma Buongiorni non si fa sorprendere sia in questa occasione e sia nell'azione seguente sulla girata di testa di De Martini. Esce dalla penna la squadra di casa, ma l'unico vero pericolo creato è questo missile dalla distanza di Padovan. Tiene il pallino del gioco per quasi tutta la partita al Campomorone, decisivo il gran gol di Fassone, mentre una Sestese troppo passiva non riesce nel finale a trovare il gol del pareggio. Un Campomorone troppo bravo che ha reso la Sestese passiva. E quando bisogna anche riconoscere quando gli avversari sono superiori, oggi il Campomorone è stato superiore. Abbiamo creato tanto, abbiamo fatto un grandissimo primo tempo che forse dovevamo essere con un punteggio più elevato, però va bene perché abbiamo fatto 4 vittorie negli ultimi 5 e stiamo dando continuità, ma più che altro è la prestazione, che è stata una grande partita oggi in tutti i settori, siamo sempre stati aggressivi, tutte le seconde palle le nostre, molto bene, sono molto contento.